domani inauguriamo la decima edizione di Settembre al Parco. Quest'anno un'edizione particolare, perché finalmente Settembre al Parco entra negli eventi storicizzati della regione. Siamo stati appunto finanziati, inseriti in questa speciale lista che annovera pochissimi eventi storicizzati, quindi vuol dire che il nostro progetto, la nostra idea è stata accolta a pieni voti, e da quest'anno appunto noi usufruiremo di questi finanziamenti per mandare sempre di più un segnale che Catanzaro è la città della cultura. Quindi quest'anno Settembre al Parco si trasforma non più come solo eventi musicali, ma anche come una struttura culturale che annovera una serie di iniziative in vari settori: la cultura, l'arte, la natura e soprattutto i laboratori. E quindi valorizzare questo grande patrimonio, che è il patrimonio di tutti, che è il patrimonio non solo di Catanzaro ma della Calabria e del paese. Quindi Settembre al Parco come un momento di valorizzazione e di attenzione particolare, perché il parco va sempre di più tutelato, ma soprattutto da chi ne usufruisce e da chi lo utilizza. Quindi spesso noi spendiamo risorse per appunto ricostruire quello che i tanti vandali distruggono. Domani infatti alle 16.30 inaugureremo i due parchi giochi che sono stati diciamo distrutti e ammalorati anche dal tempo, quindi ci sono voluti tempi abbastanza diciamo significativi e soprattutto delle risorse. Domani lo riconsegneremo ai bambini e alle famiglie con una particolare, diciamo, un particolare consiglio, quello di stare attenti, di salvaguardarlo e soprattutto di tutelarlo, perché se il parco verrà distrutto non ci sono più risorse per ricostruirlo, ci sono poche risorse, dobbiamo utilizzarle bene, perché da qualche anno le province non hanno più nemmeno la competenza per i parchi. Quindi l'appello che io lancio ai catanzaresi è quello di essere i veri guardiani del nostro parco.